Pace e bene, oggi 1 marzo ricordiamo Santa Giovanna Maria Bonomo. Ascoltiamo la sua storia. Maria nasce ad Asiago il 15 agosto del 1606 da Giovanni, un ricco mercante, e da Virginia, nobildonna della famiglia dei Ceschi di Borgo Valsugana. Quando aveva 6 anni le morì la madre e il padre la portò nel monastero delle Clarisse di Santa Chiara a Trento, dove ebbe un'educazione basata su religione, letteratura, musica, lavori di ricamo e danze. Qui fece la sua prima comunione e fece pure voto di castità e divenne novizia. A 15 anni Maria entrò nel monastero benedettino di San Girolamo a Bassano. E le venne dato il nome di Giovanna Maria e l'8 settembre del 1622 fece la professione dei voti di povertà, castità e obbedienza. Nella sua vita ebbe il dono di segni celesti. Le sue esperienze mistiche divenivano più intense quando riceveva la comunione, ma quasi sempre questi segni non venivano compresi. A 20 anni, durante una delle sue solite estasi, Gesù le pose al dito l'anello dello sposalizio mistico. Da allora e per alcuni anni, dal pomeriggio del giovedì fino alla sera del venerdì o la mattina del sabato, riviveva in estasi tutti i momenti e tutti i dolori della passione di Cristo e ricevette anche le stimmate. Questi fenomeni, se da un lato la riempivano di gioia, dall'altro l'angustiavano, perché la facevano apparire agli occhi degli altri ciò che non è, come diceva lei stessa. Dopo tanta insistente preghiera le fu concessa la grazia che le stimmate e le estasi accadessero soltanto di notte. Ebbe il dono della bilocazione. Soffriva di febbri fortissime e periodiche. La sua fama di santità non piaceva però alle sue consorelle e nemmeno al suo confessore, il quale pensava fosse pazza e le proibì la comunione. Ma un angelo gliela portava al posto del sacerdote. Successe anche, negli ultimi 20 anni della sua vita, di riprendere la corrispondenza, di essere eletta badessa per 2 volte e di diventare priora. Alle monache insegnava che la santità consiste nel compiere azioni semplici e comuni. Molti, anche nobili, si avvicinavano a lei per consigli. Morì a Bassano il 1 marzo del 1670. Il 9 giugno del 1783 venne beatificata da Papa Pio VI. Il Martyriologium Romanum la ricorda il 1 marzo. Santa Giovanna Maria era una ragazza che fin dalla gioventù è stata ricca di tanti tanti doni spirituali. Condivideva per esempio con Padre Pio quella che è stata l'esperienza delle stimmate, come anche la bilocazione. Purtroppo la grandezza di questi doni non è stata poi tanto compresa dalle sue consorelle del tempo, neanche dal suo padre spirituale, tant'è che la indicò lui stessa come una presunta pazza. Quanto dolore quando noi abbiamo qualcosa da proporre, un talento, un dono di Dio che però non viene riconosciuto. Qual è l'ostacolo che c'è nelle altre persone o anche in noi stessi quando non riusciamo a riconoscere qualcosa di buono che viene dagli altri? Si chiama invidia, quel meccanismo interno che vorrebbe che l'altro non esistesse. Perché? Perché il suo essere migliore, la sua santità un pochino ci umilia, ci fa sentire più piccoli. Allora invochiamo la protezione di questa santa, proprio lei che ha saputo tollerare questa violenza dell'invidia da parte delle persone che la circondavano, proprio affinché la nostra invidia possa essere un po' più contenuta e che possiamo noi tutti sempre apprezzare quello che di buono viene dagli altri, senza voler desiderare troppo da noi stessi e senza sentirci per questo sminuiti. Allora preghiamo insieme. Santa Giovanna Maria, prega per noi.